Benvenuti ragazzi, oggi facciamo un video diverso dal solito. Praticamente andiamo a fare l'unboxing di una meravigliosa cosa che ho appena acquistato, ovvero la GoPro Hero 7 Black. Andiamo a sgusciarla dal sacchetto. Buttiamo via il sacchetto. Ecco qua, GoPro Hero 7 Black, tutta perfetta, imballata nella sua scatola, tutte le varie diciture di cosa può fare e cosa può ancora di più fare. Bene, ok, abbiamo visto, sì, le cose qua, iPhone, iPad, bello, ma noi non ce ne frega un po' niente, quindi spacchettiamola. Allora, mettiamo qui a fianco al telefono la custodia ed eccola qua. Vediamo, togliamola. Ah, è vero che c'è da rimuovere questo. Grazie GoPro che fai le cose sempre in cemento armato. Il punto è che se sbagli a toglierlo poi ti sparti via l'unghia. Eccola qua, è andato via un pochino, sì. Quanto basta per poter sgusciare fuori la nostra magica GoPro. Adesso svitiamo, togliamo il restante, l'altro chissà dove sarà finito. Riavvitiamo così non lo perdiamo. Allora, cosa cambia dalla GoPro Hero 4 Silver che sto usando? Beh, è molto più figa e questo bastava già solo a cambiarla, ma in più registra in 4K per 60 frame al secondo, è resistente all'acqua, possiamo farci un sacco di cose carine. La tolgo dal case, giusto per toglierla dal case, però per farla vedere un po' meglio e per sgusciarla fuori, che è difficile da sgusciare. Ok, allora il case è quello lì, mettiamolo qua, vediamo se si accende. Ok ragazzi, non si accende, come non detto. Ah, non c'è nemmeno la batteria dentro. Però vabbè, comunque la batteria è molto più grande della Hero 4, infatti lo slot è molto più grande. Adesso chiudiamo, abbiamo per il microfono, adesso vediamo la luce. Ok, microfono e per la SD, HDMI, guarda che sistema ingegnoso che si sono inventati. Iniziamo a spacchettare il pacco, tiriamo su, classico GoPro Plus, varie cose. Foglio con adesivi GoPro. Scusate se la parte da camera è fatta così, un po' così, ma al mattino sono un po' svogliato. Sgusciamo anche questo e vediamo un po'. Batteria 1, cavo, attacco. Devo dire che a prima vista sembra più sottile di quelli normali che aveva la GoPro Hero 4. Attacco piatto e attacco curvo. E di qua un bel niente. Giusto? Abbiamo tutto allora. Vediamo un po'. Batteria, classica batteria semplice, nulla di che, con la linguettina. Un po' più rigida questa volta. Andiamo a infilarla qui dentro, batteria dentro. Ok, ma che bello, va? Hero 7 Black, ta ta ta. Ah, ecco, non ho tolto la plastichina. Aspettate, fatemi togliere la plastichina prima. Soddisfacente. Andiamo su GoPro App. Ok, l'abbiamo rinominata Strange Biker Hero 7 Black. Conferma nuovo nome. Guardate che si gira pure. Va, che figata. Eccomi ragazzi, col casco, giustamente, perché non si può registrare se non con il casco, perché è l'unico dove ci posso attaccare la GoPro. Mamma che figata, temporizzato. Cioè, ma quanta roba ha sta cosa? Cioè, ma che cazzo di acquisto ho fatto ragazzi? Allucinante. Impostazioni, risoluzione, andiamo in 4K ragazzi. Stabilizzazione, sì, finalmente, così è stabilizzato. Durata clip breve off, illuminazione bassa, ok, c'è. Protune non tocchiamolo perché
queste cose qua. Controllo vocale no, rincontro vocale italiano, segnale acustico per ora lasciamo alto, il led ok, quick capture per ora mettiamo on. Cioè ragazzi, solo qua ci sarebbe da studiare almeno una settimana di studio per capire come funziona. Cioè ragazzi, c'è un sacco di roba, magico. Ci piace troppo questa GoPro, ci piace troppo. Cioè pure foto notturna, registrazione loop, foto, video time warp, foto notte temporizzata. Mamma quanta roba. Ci piace, ci piace, ci piace. Allora, piccole cose dopo l'unboxing. Abbiamo visto che ha un sacco di capacità, come possiamo vedere anche tramite telefono da tutte le impostazioni. Cioè guardate, solo di video ha tutte queste impostazioni qua. Cioè guardate, super foto, RAW, ampio, pro, un sacco di roba possiamo modificare. Abbiamo visto un po' com'è, arriva la batteria 10, appena tirata fuori dal pacco pensavo fosse anche scarica di doverla caricare sinceramente. E niente, che dire ragazzi, per ora noi la spegniamo. La nostra GoPro Hero 7 abbiamo visto che per ora è una cosa veramente figa e magica. Quindi rimettiamola nel suo magico case micro protettivo, senza fare danni, mi raccomando, che qua le cose costano, che ti partono i reni ogni volta che vuoi comprare la GoPro nuova. Piano piano, delicato, bene. Bene ragazzi, abbiamo visto con cosa viene fornita la GoPro Hero 7 Black. Bene ragazzi, non mi resta che salutarvi a questo video di unboxing. Penso sia il primo che faccio sul canale, o forse il secondo. Oggi che lo vedete questo video è il 6 gennaio. E che dire, se state vedendo questo video e fuori casa a Milano c'è bel tempo, vuol dire che io sono a registrare con questo piccolo mezzo la Befana Benefica di Milano. Quindi mi troverete lì a fare atti di buona volontà e tanto casino per le strade di Milano. E non mi resta che ricordarvi di iscrivervi qui al canale, lasciare un bel like a tutti i video. Quindi andate a iscrivervi prima di subito e ci si vede al prossimo video ragazzi. Ciao!